ristoranti, tutti hanno beneficiato di questo afflusso di turismo. Speriamo continui fino a fine mese. Ecco, come quest'anno non si erano mai visti così tanti turisti? Mai. Quest'anno sono quasi raddoppiati. Tantissimi. Sono stati indubbiamente i turisti protagonisti dei saldi estivi 2016, numeri record ci hanno detto i commercianti per quanto riguarda la presenza di stranieri nel territorio aretino e soprattutto nel centro storico. Si registra così a fine saldi 2016 un piccolo incremento positivo. Ma senz'altro è andata sicuramente meglio dell'anno scorso. Leggermente meglio dell'anno scorso, comunque non ci lamentiamo. C'è stato un bel giro di turisti, molti stranieri, anche gente del posto che comunque si è mossa molto di più dell'anno scorso, questo sì. Io credo dopo questi anni che è andata sempre indietro, c'è una certa un po' una stabilità, però non puoi capire se qualcosa meno, puoi fare un periodo più, un periodo meno. Il problema è che non ti aiuta niente. Arriva una bella stagione, una bella primavera, invece è stato fino a tardi il tempo brutto, poi si arriva l'ora dei saldi, devi vendere ancora tutto il mezzamanica quando ancora la stagione. Non è un bel modo di lavorare. Ci sono stati tantissimi stranieri quest'anno ad Arezzo, come non li abbiamo mai visti, quindi per noi è stato un incremento notevole da quando abbiamo aperto. E niente, gli aretini comprano tutto l'anno, questo è stato il boom dello straniero. Veramente Arezzo ha accolto tanti stranieri e è stata una buona cosa, diciamo. Mi sembra che siano sugli stessi livelli dell'anno passato. C'è stato un leggero incremento di turisti stranieri più che italiani, che quello lì ci ha fatto fare un po' la differenza, perché con l'aretino non è andata molto bene. Una cosa che vorrei chiedere: se fosse possibile incrementare questo tipo di turismo. Naturalmente si è perso 20 anni, si doveva pensarci un pochino prima per farlo questa cosa. Comunque a questo punto bisogna rimboccarsi le maniche e cercare di fare il più possibile per cercare di portarli questi turisti, perché forse sono l'unica fonte dove si può attingere in questo momento.